In questa edizione numero 2 del 2018 torniamo a parlare, anche perché c'è un momento di polemica piuttosto accentuato in queste ultime ore, soprattutto tra i due sindaci delle due città chiamate a fondersi, Corigliano e Rossano, da una parte il sindaco di Rossano Stefano Mascaro, dall'altra il sindaco di Corigliano Giuseppe Geraci, non se ne mandano a dire. A distanza c'è stato qualche cortocircuito proprio durante la celebrazione della conferenza di fine anno in tema di bilancio. Parleremo quindi di fusione, ne parliamo con l'avvocato Amerigo Minicelli, coordinatore delle 100 associazioni. Avvocato, intanto grazie di essere qui con noi e di aver anche accettato il nostro invito, un po' per capire in che atmosfera siamo, in che clima siamo. Ci saremmo aspettati probabilmente dopo il momento referendario, come dire, un approccio diverso da parte di tutti gli attori in campo, nel senso che fino al referendum si poteva essere per il sì, per il no, legittimo avere una visione diversa di vedute, ma dopo il verdetto popolare ci saremmo aspettati forse un po' tutti sotto un unico tetto a ragionare e per come meglio governare questo processo. E invece sta succedendo divisioni all'interno del sì, il no che auspica in qualche misura che abortisca questo progetto per poter dire lo avevamo detto, i sindaci che tendono un po' a prendere tempo, qualche rappresentante regionale che continua a singhiozzare sulla materia, alcuni poteri che non risiedono sullo Ionio contenti che questo processo si ingessi. Che cosa sta succedendo dal suo osservatorio? Io non vedo grosse preoccupazioni, soprattutto per la ferma determinazione della regione Calabria di giungere alla fusione dei comuni di Corigliano e Rossano, di concluderla. È più tranquillo per queste ragioni, non tanto per... Ma ormai gli altri agenti, noi avevamo l'agente principale, che era la più grande incognita, dove hanno scommesso il no, e ha scommesso soprattutto il sì, che è stato il popolo. Il popolo che tutti dicevano disinformato, che non sarebbe andato a votare, eccetera, è andato a votare, ha votato bene, ha votato in maniera netta. E questo era l'elemento di maggiore preoccupazione politica. Cosa fa un sindaco, cosa dice un sindaco? È mosso da tante ragioni, spesso nobili, spesso meno. E nello specifico io ho grandissima fiducia che il sindaco di Rossano manterrà in maniera precisa i suoi impegni. Ecco, prima di pronunciarsi sui due sindaci, sulle impressioni che ha raccolto all'indomani di alcune dichiarazioni, volevo farle ascoltare uno stralcio di intervento in materia di fusione sia dell'uno che dell'altro sindaco, poi torniamo qui in studio e a briglie sciolte diremo cosa ne pensa l'avvocato Minicelli, coordinatore delle 100 associazioni. Da qui a poco. Dico che Corigliano, che sembrava essere, diciamo, sul problema della fusione più restia, insomma, quindi, oggi Corigliano sta incalzando, insomma, un po'. Corigliano e Rossano invece, che era più, ripeto, tra virgolette, più baldanzosa, insomma, lo dico con l'affetto che porto all'amico Mascaro, agli amici di Rossano, quindi non... Ecco, la vedo adesso un po' in posizione di attesa, eccetera, quindi non lo so, insomma, comunque no, e adesso noi vediamo un po' con l'amico Mascaro. Ripeto, mi sono già sentito con lui, gli abbiamo anche trasmesso una lettera dove appunto parliamo della questione di questa task force che dovrà seguire tecnicamente intanto il processo di fusione, che non è facile questo processo di fusione, insomma è difficile. Ecco perché io dicevo stoppiamo un po', vediamo un po' prima noi le carte e poi ci troviamo subito all'appuntamento con la fusione. Qua c'è davanti la questione della fusione, che abbiamo detto che la meta è giusta, ci possono essere percorsi che possono essere diversi, e la legge va chiusa rapidamente secondo me e secondo tanti. Noi siamo in contatto continuo con l'intero Consiglio Comunale di maggioranza e di minoranza, il ruolo della politica deve essere della politica, noi non intendiamo abdicare, vogliamo assumerci delle responsabilità, perché se uno indovina vuol dire che ha indovinato una buona cosa, se non indovina vuol dire che la colpa dovrà essere di qualcuno, quindi la regione con le due comunità
deve dire quello che pensa in materia, quindi alla fine potremmo fare delle cose, ma la legge che la fusione sia una questione definita va fatta, quindi la Regione deve legiferare entro il termine, ora non voglio dire un po' prima, un po' dopo, però la legge va chiusa, la città unica è nata, e rimane solo dire quando si vota, come si vota. Beh, il percorso possono essere diversi, ora se uno prima non l'ha detto e comunque in ogni caso si è battuto per un sì, non è l'unanimità, non ci può essere. Io mi auguro, e l'ho detto prima in conferenza stampa, che non si permettano alcuni signori o partiti o di gruppi di persone di pensare che la fusione debba iniziare con la carriera di qualcuno perché è il momento di poter rimettersi in discussione. Nella mia poltrona non ho poltrona, l'ho detto, lo ripeto, io voglio lasciare una comunità in maniera più ordinata, e quindi l'ordine vuol dire che l'ordine fa una comunità più forte, il disordine la fa più debole. Che nasca una cosa, abbiamo detto e ribadisco, non arretra di un centimetro, Mascaro l'ha dimostrato. Ho rispettato l'amico sindaco di Corigliano, anche quando a volte politicamente parlando sono state dette le parole non esatte o delle parole sbagliate o delle, così, delle insinuazioni o comportamenti di Rossano, che è rimane una città affidabile su tutto punto di vista, per cui oggi Mascaro è quello che ha detto sì, Geraci è quello che ha detto no. Ora mi pare, le ultime ore, tu ridi, ma io anche, che si sia ribaltato, cioè Mascaro non vuole la fusione e Geraci sì. E insomma, voglio dire, caro Giuseppe, ti ho fatto un appello e te lo rifaccio. Diciamo che Rossano e con Corigliano, oggi tu hai cambiato idea, siamo felici, ma insieme dobbiamo fare quello che serve alle nostre comunità, non alle nostre persone, alle nostre parrocchie. Le parrocchie non contano, poi quando si voterà, poi vincerà quello, io mi auguro una città in mano ai trentenni, te lo dico in amici, quindi siamo fuori gioco, sia io che tu e anche altri amici comuni. Cioè io voglio una nuova comunità che venga gestita dai migliori trentenni e quarantenni. Chi di noi ha qualche anno in più ed ha voglia di fare politica, si può candidare in Europa, alla FAO, all'ONU, alla Camera, alla Regione. E non è che io dico di no, non sono un rottamatore, per carità, se uno è intelligente... insomma, è intelligente, non è l'età, però per una nuova città mi auguro una nuova politica, una nuova visione. La visione, la spinta più importante, l'hanno data i giovani di queste due comunità, non l'hanno data i vecchi. La fusione l'hanno fatta i ragazzi di 20, 30, 40 anni, anche a Corigliano, anzi soprattutto a Corigliano. Questa è un'opinione comune, credo che sia la verità. Allora, facciamo sì che questa città nasca nel migliore dei modi, ma senza strategie di parti e partiti. Questo momento elettorale della politica nazionale purtroppo capita in maniera sbagliata, non è colpa di nessuno, quindi il fatto che si voti tra pochi mesi non aiuta. Allora, avvocato Minici, l'abbiamo sentito prima, Geraci. Come se io li avessi già sentiti. Non c'è nulla di nuovo. Si mettono senso... a distanza, diciamo. Sì, va bene, ma questo... Però c'è, diciamo... una verità, secondo lei. Cioè, Geraci dice ad un certo punto... Io sono convinto che sono interpretato bene. Geraci dice, ma come? I proponenti del sì sbandieravano... prima del referendum tutti... adesso che occorre una maggiore incisività... si tirano. Sembrerebbe un gioco di ruolo, no? Io non sono amante di questi giochi di ruolo, ma che girano per il web, ma sembra un gioco di ruolo. Io non voglio prendere a partito quello che dice un sindaco o quello che dice un altro. In questo momento chi prende a partito è la Regione Calabria. I sindaci si sono espressi al momento opportuno. Il sindaco di Rossano è stato sempre per il sì, avendo fatto molto poco durante il suo breve sindacato fino ad oggi. In tema di sensibilizzazione, il precedente sindaco ha fatto la delibera, ma sul piano organizzativo, fattivo, non ha fatto granché. Il sindaco di Corigliano è rimasto per anni avulso da questo tema, se non per interventi che aveva fatto nel corso della sua sindacatura, tutti egregiamente a favore, fin tanto che poi ha fatto... Ma quando ora Geraci dice Rossano ora, allenta... Ma sono sciocchezze. Noi dobbiamo pensare che entro questo mese la Regione deciderà. Che cosa deciderà la Regione? Può fare a meno di decidere che i due comuni si sono fusi? No. Può fare a meno di istituire il nuovo comune Corigliano Rossano? No. Che cosa potrebbe fare?
potrebbe immettere alcuni elementi di insicurezza in questo procedimento. Ma che interesse ha la presidenza della giunta regionale, alla quale va il mio saluto e il mio augurio per questi, che interesse ha la presidenza del Consiglio regionale a immettere questi elementi di incertezza? Io penso che non ha, la legge è chiara, stabilita queste due cose, la fusione dei due comuni, la dichiarazione di cessazione dei due comuni, la creazione del nuovo comune e la nomina del commissario. Dopodiché i due sindaci sono protagonisti istituzionali, saranno da soli, saranno affiancati da altri, il sindaco Geraci immagino una task force. Cosa occorre evitare? Come? Cosa occorre evitare? Perdere tempo. Perché qual è il rischio? Perché il rischio è che noi siamo in una situazione estremamente difficile, estremamente grave, con appuntamenti importantissimi per lo sviluppo di tutta la Calabria, per le infrastrutturazioni, per gli investimenti. Se si perde tempo, c'è il rischio che Corigliano possa recarsi alle urne da solo? Anche questo, lo vedo un problema residuale. Però anche questo, immaginate se Corigliano andasse al voto, malauguratamente, sarebbe la scelta di un sindaco a favore o contro la fusione. Ricominceremmo con le revoche delle delibere, diventa un inferno. Ma poi a chi è utile una cosa di questo genere? A nessuno, creare questo bailame. La gente non lo capirebbe. Mascaro pare voglia restare in sella. Questo è giusto, risulta sta cosa. Consentitemi, è giusto che un sindaco voglia rimanere sindaco il più possibile, non esiste un sindaco che dice me ne voglio andare via. Il sindaco Mascaro ha detto più di una volta, per la fusione sono disposto ad andarmene, è la legge che glielo chiede di andarsene, cosa può fare? Poi siamo in un mondo che può... Ma c'è chi sta chiedendo, prendiamo un po' di tempo, studiamo il discorso dei bilanci del personale, una task force, ma c'è tutto il arriviamo tempo, al 2021. C'era tutto il tempo prima. Questo è come quando l'esaminando va davanti alla commissione, non risponde, dice ma ci vorrei un altro po' di tempo. Ma cioè, amico, fino adesso che hai fatto? Cioè, fino adesso cosa hanno fatto questi due sindaci rispetto alla fusione? Quasi nulla. Non sono riusciti nemmeno a controllare questa vicenda dell'ospedale. E invece è necessario fare, dicevamo, la legge... Mettersi sulle barricate, con un sindaco solo che sale sulle barricate. Noi dobbiamo fare le barricate politiche. Adesso ci saranno le elezioni politiche. Io non ho sentito un appello dei sindaci insieme per dire vogliamo i candidati dello Ionio a senatori, a deputati, a tutti i partiti. Non ad l'ho oggi sentito c'è silenzio. Ancora. Ad oggi si registra il silenzio. Certo. Si sente da parte dei sindaci, ma anche da parte del Presidente dei Consigli comunali, da parte di tutte le autorità che hanno potere di dire vogliamo questo, si deve fare questo, perché se noi voteremo contro i candidati che non sono di quest'area. Mi pare che sia la cosa più logica, ma non ci sono molti teorici ancora che... Spendetevi su questa linea, non su altre. Io penso che questo debba essere il karma da esercitare da parte di questi nostri due carissimi amici sindaci, se vogliono essere amici della fusione. Se poi si occupano di altro, che è anche il loro compito, ma escludendo di occuparsi della problematica fusione, è una scelta che i cittadini valuteranno. Loro dovevano mettersi alla testa di questo movimento, non al referendum, due anni prima. Cioè i sindaci pro tempore avrebbero dovuto prendere d'assalto questa ipotesi di fusione, non l'hanno fatto. È inutile che facciamo le recriminazioni, sarebbe stato il tribunale, avremmo avuto l'impito, bla bla bla. Questa è verità, ma non avremmo perso, cosa che abbiamo perso, già i finanziamenti della ferrovia Taranto-Sibari. Riscontriamo una sequela di richieste
da parte di soggetti istituzionali e non per essere auditi in commissione affari istituzionali. Sono tre o quattro persone, io non capisco anche questo. Si è fatta polemica o si è preoccupazione perché l'onorevole Dima ha chiesto di essere audito, ma l'onorevole Dima è uno, non è che ci sono, ha dei titoli come ex, ha voluto, vuole dire la sua. C'è la chi dirà. Li mette su queste pastoie. Ma il problema è andare insieme, uniti, andare tempo, sulla stessa posizione. Alla commissione, dobbiamo andare sulla stessa posizione, dal sindaco Mascaro al sindaco Geraci, ai comitati che saranno presenti, all'onorevole Dima che sarà presente, all'onorevole Graziano auditi. Che sarà presente. Il presidente del Consiglio Comunale vuole essere udito, cioè, voglio dire, ma c'è stato lei, già il presidente, per dire cosa secondo lei? Ma scusatemi, cosa è necessario dire? Ma non lo so cosa vogliono dire, non lo posso dire, ma noi ci siamo andati tutti, quando siamo andati all'audizione eravamo in 10, 12 quando siamo andati a gennaio dell'anno scorso. Ci saranno elementi di novità forse? Io ho parlato solo io e i due sindaci. Cioè io in rappresentanza un po' del movimento, hanno parlato i due sindaci, sono state delle audizioni brevissime, c'è stato il consigliere di Catanzaro che ha chiesto espressamente al sindaco di Corigliano, la vuoi sta fusione? No, ha detto sì. Quindi questa è stata la cosa più interessante di quell'audizione. Per il resto si è preso atto degli emendamenti, c'era l'onorevole Graziani, voglio dire... Un'audizione non è che è una discussione alla Camera dei Deputati o in Consiglio Comunale che facciamo l'ordine del giorno per il Vietnam, non è questo. L'audizione è la soggiunta che si può fare a delle cose delle quali si è già discusso e che vengono illustrate dal Presidente, in questo caso dal Presidente Sergio. Poi ci sarà chi vorrà dire una parola, due o tre, dopodiché finisce. Non è un'assemblea... Senta, tra l'altro un eventuale procrastinare dei tempi potrebbe innescare altri meccanismi, perché è un continuo divenire la politica. Oggi governa Oliverio, non so se ha perorato o se perorerà questa causa fusione, dagli ultimi indizi e gli ultimi mesi mi sembra proprio di sì, però magari potremmo andare alle urne da qui a qualche anno, cambiano gli scenari, cambia il presidente, questo presidente nuovo, sia esso di centrodestra o di centrodestra o 5 Stelle, magari è inviso alla fusione. Il nuovo presidente fusione, no? Parlerà col sindaco della città di Corigliano Rossano. Ma se noi procrastiniamo questo certo, appuntamento, logico, si rischia di avere un presidente. Ecco quali sono i rischi, diciamo, no, di procrastinare questo appuntamento. Io non li voglio nemmeno rappresentare, tanto sono sciagurati i rischi che possono scattare, che non lo voglio nemmeno prefigurare, perché non devono scattare. Noi stiamo lavorando come comitato perché non scattino questi tranelli, questi trabocchetti. Eppure ci sono. Ma certo, ci sono sempre, in qualunque azione umana ci sono. A cosa è pronto il movimentismo civico nel caso in cui ci si dovesse accorgere che qualcuno gioca sulla pelle dei cittadini? Andremo in piazza, faremo manifestazioni, andremo come abbiamo fatto quando si è trattato dei collegi Camera e Senato, no, siamo andati a bloccare sulla rassegnazione, no? Noi non siamo rassegnati, noi ci muoviamo con le macchine, andremo a Catanzaro, andremo 100 come siamo andati 100 macchine a Cosenza per bloccare quella porcheria che avevano pensato di fare dividendo Corigliano da Rossano nei collegi Senato e Camera, l'abbiamo impedito andando 100 macchine alla rotonda di Rende e inscenando una manifestazione. Lo faremo, vuol dire che lo faremo alla regione, vuol dire che lo faremo con... Poi il movimento si riunirà e prenderà delle decisioni, ma non sopporteremo una cosa di questo genere, non l'accetteremo. Nel contesto regionale, da quella che è la sua idea, questo progetto di fusione a chi risulta più inviso? Ma non, io invece penserei a chi fa più piacere, a Crotone per esempio. Crotone da questo potrà avere un beneficio enorme, da questo sviluppo di quest'area, certo, del nord-est. È un'opportunità per tutti. Poi bisognerà avere gli uomini capaci di cogliere queste opportunità. Ma io penso che nonostante la nostra situazione estremamente problematica da un punto di vista
del personale politico, troveremo, la gente sceglierà, troverà le persone capaci di interpretare questi bisogni, che ci sono, sono importanti. Adesso c'è questo appuntamento elettorale, sarà estremamente importante e significativo vedere come si disporranno i nuovi parlamentari. Noi abbiamo detto da sempre che non ci sono differenze tra le due città, che bisognava avviare questo processo e così via. Ora c'è stato questo referendum, però al di là delle responsabilità istituzionali dei sindaci, che un po', no, abbiamo già parlato e così, tra le due città ad oggi, anche dopo il referendum, per esempio per quanto riguarda la classe dirigente partitica, il meccanismo non si è innescato, nel senso che i partiti non hanno avviato procedure per uniche segreterie, unici direttivi, cioè ancora come se fossimo fermi. Questo che significa, secondo lei? Significa che dobbiamo, cioè, non formalizziamo, dobbiamo non parte questo processo, annoverare questa osservazione nei pericoli che ci sono. La fusione non è un regalo che la Befana ci ha fatto, l'abbiamo trovato sotto l'albero, sotto la calza, sotto il caminetto, sotto la cenere. La fusione ce la siamo conquistata, se la sono conquistate il movimento in genere che ha mosso associazioni, ha mosso partiti, abbiamo colto il risultato. Adesso costruire i meccanismi che andranno a supportare questa fusione, le scelte della nuova città, qui ci vorrà l'impegno di tutti e vedremo come si svilupperà. Certo, la politica che no, da queste parti è sempre stata un gioco infantile, perché le decisioni le hanno prese sempre altrove, quindi la politica, infatti le persone più capaci si sono allontanate dalla politica. Qualche movimento ha chiesto le dimissioni di Mascaro? No, nelle no, ultime assolutamente. Ore? O si mette in riga? C'è la politica, qualche parola forte ci può stare, non credo che Mascaro se la sia presa più di tanto, non dipende sicuramente da un comitato, da una cosa. Ci sta nella dialettica, diciamo, nell'ordine. Ci sta nella dialettica, e poi del resto avete sentito dalla dichiarazione che ha fatto Stefano, è molto chiara, è molto, molto... Geraci non l'ha sentito lui? Geraci sì, lo sento pure. Geraci, diciamo che io affettuosamente l'avevo definito sindaco tentenna. No? Perché si è interrotto questo rapporto ad un certo punto tra lei e Geraci? Perché? Chi ha sbagliato? Perché? Lei, sono sicuro. Ha sbagliato, non lo posso dire io. No. Io mi sarei tentato di darmi ragione. Da organo però, terzo, non da persone però, fisiche. Sdoppiandosi. Quando c'è qualche incomprensione, nessuno delle parti ha tutte le ragioni e nessuno ha tutti i torti. Ci sarà stato sicuramente ci qualche incomprensione. Ci sono i termini per però, rientrare? Diciamo, ma certamente, perché io Geraci lo conosco, Geraci ci conosciamo da 20 anni, e io ho sempre avuto un forte dialogo con lui. Poi a un certo punto ha preso una posizione politica, perché l'abbia presa, chi è che gliel'abbia suggerita? Certo ha fatto un errore enorme, tant'è vero che adesso, diciamo, non dico che faccia ammenda, ma comunque è su una posizione diversa. Amici comuni, insomma, hanno cioè, non ci sono fatti personali. Sono più distensivi, diciamo. Non ci sono fatti personali. Non no, ci sono personali assolutamente. Non avevo dubbi, no, nel senso credo. Personali che sia rimasta una ruggine. Sono posizioni politiche, ognuno ha le proprie, ognuno difende le proprie posizioni. Bene, grazie avvocato per essere grazie stato qui voi. Con noi.